Ero solo, con la gravità delle domande e l'urgenza del dovermi dare risposte, che non fossero né consolatorie e nemmeno autoindulgenti. Andai allo specchio con l'intenzione di tagliarmi la barba, ma appena iniziai a spalmarmi la crema, iniziai a sentire gli occhi umidi ed un nodo che si stringeva forte in gola. Ero solo. La pioggia iniziò a battere dritta e forte sul vetro della finestra. Me ne accorsi solo dopo qualche minuto. Dentro me risalivano rabbia e frustrazione. La mente mi rimandava per flash gli attimi di felicità e le parole di addio di tutti questi anni. Erano amori interrotti, erano pezzi di vita che mi appartenevano, sì, ma che ho tagliato via senza nemmeno dargli una seconda opportunità. E dove erano adesso? Dove erano quei sentimenti sussurrati e mai dichiarati? Quelle emozioni strozzate e silenziose. Ero sicuro che non li avrei mai più ritrovati, ma invece erano lì, nei miei occhi, che iniziavano a lacrimare bagnandomi il volto e mischiandosi con la crema da barba. Le lacrime la scavavano a fondo, lasciando dei solchi profondi ed evidenti, come se tutto il peso di tutto quel tempo fosse diventato solo acqua e sale. Non volevo smettere di piangere, non riuscivo a smettere di piangere, ma ero solo. Alzai lo sguardo al soffitto, poi una rapida occhiata allo specchio, tirai un lungo respiro e mi buttai di testa sotto il lavandino. Le lacrime e la crema erano andate via, ma non quel senso di languore, di vuoto, di solitudine. L'amore che mi aveva riempito l'anima di vita e di giorni, ora mi stava svuotando completamente, lasciandomi inerme come un pugile al tappeto dopo un lungo round. Riuscivo persino a vedere le ferite interiori farsi strada sul volto e sui miei fianchi. Laura è stato il più grande amore mai vissuto della mia vita. Laura è stata la donna che mi ha accompagnato in questi lunghi anni, senza mai essere al mio fianco. Continuai a piangere, ancora, senza accorgermi, ma ne avevo bisogno. Bisogna farsi scoppiare dentro ogni sentimento, farlo vivere completamente, lasciare che il sangue lo porti ovunque. Poi, solo quando ne saremo talmente pieni, dobbiamo tirarlo fuori. Con le parole, con il sudore, con il respiro, con le lacrime. Reprimere i sentimenti come il dolore o l'amore è un omicidio dell'anima che non ammette repliche. Solo quando sarà compiuto questo rito catartico che non ha tempi precisi e che ha bisogno di tempo. Allora sì, che avremo la misura del nostro stare al mondo. È sempre il sapore del nostro sale che ci definisce, che ci disegna, più di ogni altro racconto che possiamo fare di noi stessi agli altri. E nella solitudine dello sguardo riflesso nello specchietto retrovisore della macchina che ritroviamo noi stessi. Mi asciugai la faccia, mi aggiustai i capelli con le mani, mi misi una camicia bianca, una giacca di lana leggera, presi il telefono e le chiavi di casa ed uscii senza una precisa meta. Ero solo. Volevo perdermi nell'aria e nel traffico, confondermi con il cemento e gli alberi, essere trasparente e leggero per non sentire il senso di colpa che mi era caduto come un macigno sulla bocca dello stomaco. Se solo avessi avuto il talento di Andrzej Newman o Richard Yates, avrei sicuramente sfogato tutto questo dolore nella scrittura, ma io componevo righe di parole disordinate su taccuini consumati solo per mettere in ordine il mio tempo. Chiamai casa. Avevo bisogno di voci familiari e sicure, di una carezza. Parlai a lungo con mia madre, facendomi raccontare la sua giornata e quella di mio padre. Poi chiamai mia sorella, le chiesi di farmi parlare con i bambini perché avevo un regalo per loro e che presto sarei sceso a casa per portarglielo. I due piccoletti riuscivano a farmi stare bene, sempre. Erano il mio talismano, la mia salvezza, la mia finestra sulla tenerezza. Mi fermai un istante, presi il telefono e chiamai Mario, il mio amico, con il quale avevo un appuntamento da lì a poco. Mi disse che con noi ci sarebbero state anche due sue amiche, Caterina e Veronica. Erano mesi che non uscivo, anni che non conoscevo persone nuove. Dopo 40 minuti ci vedemmo a Pigneto. E in quel bar, nato dall'intuizione di un giovane bracciante morto sotto i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale,
situato in quella via che nel 1960 Pasolini rese celebre con il suo accattone. Aveva ancora gli occhi rossi e gonfi dal pianto, ma mi sentivo più leggero. I frammenti di vita sprecata non si erano affatto dissolti con il passare delle ore, ma sentivo il peso farsi meno opprimente. La cosa mi imbarazzava. Ero certo che il pensiero di me, in lacrime davanti allo specchio, mi avrebbe accompagnato per molto tempo ancora. Avevo preso coscienza del tempo che mi era sfuggito nelle mani come fa la sabbia della spiaggia. Avevo ancora le mani sporche, sì, e le avrei tenute così ancora per molto tempo, ma quella rabbia che era rimasta era ormai l'unica prova che davvero avevo amato, che avevo vissuto, che non tutto era perduto e che soprattutto io non ero perduto. Perché se in questi lunghi anni ho superato ostacoli, sfidato il vento, costruito mattone dopo mattone le mura della mia esistenza, e anche grazie a Laura, alle motivazioni che sapeva dar, che sapeva darmi, e continuamente io cercavo in lei, solo in lei.